Siamo nel Cenacolo. Oggi è l'Evangelista Matteo a presentarci la cena pasquale di Gesù con i suoi discepoli. Centrale è l'affermazione di Gesù, che scende come lampo improvviso nelle tenebre dell'inconsapevolezza dei discepoli. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Così Gesù coglie di sorpresa i discepoli, che fino a quel momento non si erano mai davvero destati dal loro torpore spirituale. Troppo autocentrati i discepoli, troppo narcisisti e un po' fra le nuvole. Siamo ben lontani dalle lacrime di Maria a Betania che piange, perché Gesù va a morire per lei. Qui siamo di fronte ad un gruppo di immaturi che pensano a salvare prima se stessi. L'unica loro preoccupazione è di pensare appunto a se stessi. E il sono io, la vera angoscia dei discepoli. Non è tanto il fatto che il maestro sia tradito, ma l'idea che il colpevole possa essere proprio qualcuno di loro. Non possono accettare questo e cercano in ogni modo di trovare in se stessi l'innocenza e la giustificazione. L'uomo cerca continuamente, fino all'ostinazione, un centro di gravità permanente, una roccia sicura, un luogo dove non poter morire. Evitiamo allora di centrare la nostra vita sul nostro io, ma ancoriamoci al porto sicuro che è Gesù.